faccia a cazzo. Signor Ministro, è un grande onore ospitarlo nel nostro comune e la prego di accogliere il più cordiale saluto mio personale e di tutta la cittadinanza di Bardi e dei sindaci della Valcevo. La ringrazio per essere venuto a visitare, come Ministro della Protezione Civile, la nostra Valazzo e sono certo che vorrà prendere atto delle difficoltà che la nostra montagna sta vivendo ogni giorno e per la propria sopravvivenza. Lo spopolamento che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni della nostra storia, frutto anche di una errata politica produttiva concentrata nella città, ha determinato una serie di problemi che hanno coinvolto tutto il nostro ambiente. I terreni abbandonati si sono trasformati anno dopo anno in grossi movimenti franosi che stanno cambiando l'aspetto delle nostre montagne, danneggiando acquedotti, fognature, strade, linee elettriche e telefoniche. Cerchi del deterioramento di tutte queste infrastrutture pubbliche che con tanti sacrifici sono state realizzate e che ancora rappresentano l'unico sostegno per coloro che hanno deciso di restare. Nel 1985 il nostro comune, unitamente ad altri comuni limitrofi, è stato colpito da una serie di scosse sismiche che hanno danneggiato l'immagine turistica di Bardi per almeno 4 anni. Sempre nel 1985 e nel successivo 1986 si sono verificate dei ricatti che il conseguente costo e sgombero e recupero danni hanno messo in serie difficoltà il bilancio comunale. L'anno successivo, nel 1987, una forte alluvione nel mese di agosto ha messo a dura prova tutto il nostro territorio, con creazione di danni che difficilmente si riuscirà a rimarginare. Le chiedo scusa, signor Ministro, se ho voluto subito fare un elenco di disgrazie, pur sapendo che il suo importante incarico la costringerà a sentire elenchi analoghi per ogni giorno dell'anno. Ma mi sento nella necessità di esprimerle grande preoccupazione per la vita della nostra vallata. Nella nostra vallata non ci sono posti di lavoro. Unica attività presente è quella agricola, tradizionale, che deve fare i conti con tutto il resto dell'economia e di una scarsa attività artigianale di servizio che, forza di cose, è legata alla vitalità del paese. Come sindaco di Bardi mi sento pertanto costretto a chiedere al governo centrale un impegno esplicito a favore della montagna,
della nostra drammatica realtà, con una svolta degli interventi che mirano soprattutto alla prevenzione, più al recupero che ai danni, che comunque lasciano sempre un segno negativo nel contesto territoriale e nel tessuto umano. Come lei già sa, la nostra gente ha molto fiducia nelle istituzioni statali, nel senso che aspetta iniziative concrete, volto a riqualificare il nostro territorio, soprattutto perché è possibile, o almeno ancora possibile. Come membro del governo sarà certamente impegnarsi, sempre agli altri parlamentari che la pensano come noi, affinché dal Parlamento escono iniziative legislative concrete e specifiche per lo sviluppo della nostra montagna, basato sulla prevenzione da tutte quelle calamità che un po' di buona volontà possono essere previste e quindi affrontate quando ancora sono i problemi e non la calamità distruttiva. Per il suo Ministero sono a pregarla di interessarsi per il nostro comune per un ulteriore finanziamento a copertura dei danni alluvionali del 1987, per un finanziamento specifico del settore idraulico, fognario, depurativo, per un impinguamento della legge finanziamento sui danni del terremoto del 1985 a favore dei privati, in quanto neppure la decima parte di richiedenti al nostro momento potrà ottenere il finanziamento e misure ridotte. Le chiedo il suo intervento per accelerare i finanziamenti proposti per i beni del culto danneggiati dal terremoto. Adesso darò la nota. Sempre nel contesto della protezione civile mi permetto di sottoporle l'interesse dell'amministrazione comunale verso l'assistenza pubblica Croce Blu di Bardi con il proprio gruppo di protezione civile. Questa amministrazione è basata solo sul volontariato locale, svolge almeno 200 interventi all'anno, molti dei quali per salvare vite umane da morte sicure, con percorsi di 20-30.000 km annuali. L'assistenza pubblica sta provvedendo con la propria sede. Auspichiamo un particolare suo interessamento per un adeguato finanziamento, quale riconoscimento dello Stato verso coloro per la sola solidarietà umana, dedicano una parte della loro vita agli altri. Mi permetta anche a nome di ricordarlo un altro problema che si interessa da vicino, anche se riguarda specificamente il ministro Grandini, che già ne ha conoscenza. Abbiamo dibattuto un grosso problema per quanto riguarda la Fondovalle, non è solo mistero, però facciamo appello anche di questo. Si tratta della Fondovalle Fornovo Bardi, una strada per la vita della nostra vallata. Abbiamo chiesto recentemente la stabilizzazione del tratto di strada interessato con la speranza che una riqualificazione in tal senso possa aprire uno spiraglio di speranza per una viabilità di valle più scorrevole e più sicura per tanti e per motivi di lavoro o di studio diventano pendolari verso la città. La ringrazio, signor Ministro, per averci dedicato la sua attenzione e la ringrazio per quanto potrà fare per noi, per la nostra gente e per la nostra montagna, alla quale tanto particolarmente è perché è stata la nostra nascita e per noi il nostro unico avvenire. Grazie. Ritardo con cui mi presento a voi e ringraziarvi, se nonostante il ritardo siete stati come sempre così cortesi e affettuosi nelle vostre accoglienze. Vi hanno detto, io sono stato soltanto un momento alla fiera di Milano per motivi del mio ministero, ma purtroppo il traffico milanese era impossibile
e nonostante il fastidio che abbiamo arrecato con le gazzelle e con i mezzi di polizia e di carabinieri, il tempo è volato e buonissimo. Devo anche dirvi una cosa. Io trovo sempre un po' di disagio a parlare come ministro alla vigilia delle elezioni, perché sembra quasi che si strumentalizzi un momento elettorale per parlare di problemi, e per parlare di problemi che invece richiederebbero un approfondimento di natura politica prima che un approfondimento di natura operativa. Ma purtroppo le esigenze sono quelle che sono, e non è colpa dei vostri amministratori, non è colpa neanche del ministro, se a un certo momento si pongono alcune domande e queste domande esigono delle risposte. A voi io voglio dirvi innanzitutto così una considerazione, consegnarvi una riflessione innanzitutto, che credo sia una riflessione che io sento come cattolico innanzitutto, e poi, se mi consentite, come cittadino. L'unica cosa che non accetto è lo spirito di rassegnazione. Non lo accetto in me, non lo accetto nei miei interlocutori. Credo che dobbiamo tutti quanti portare avanti con impegno la nostra battaglia, sapendo che sempre la verità si fa strada, sapendo che sempre si finisce con ottenere un risultato positivo. Ne ho sentito così nelle parole prima del sindaco, poi di qualche altro amico, il vero di uno stato di disagio. Bene, può darsi che non abbiamo lottato a sufficienza finora, io per primo, voi insieme a me. Vuol dire che dobbiamo lottare ancora di più, ma è soltanto questo. Non è il problema di dire le cose vanno in un certo modo e così chiediamo aiuto perché qualcuno ci aiuti. No, qui dobbiamo aiutarci insieme. Dobbiamo aiutarci insieme, ognuno per la parte di sua competenza. Io certamente ne ho qualcuna, ma in democrazia ognuno di noi ne ha tante. E allora voglio dirvi che l'unica cosa che dobbiamo mettere da parte è l'immaginare che alcuni problemi che pure ci sono, che pure ci tormentano, possano restare quelli che sono. Ecco, sbarazziamoci prima da alcuni problemi specifici. Ho sentito parlare di una strada per la vita. Beh, affrontiamo, risolviamo il problema. Credo che non sia impossibile. Io per la parte mia, pur non essendo competenza particolare mia, però sono pronto a dirvi con molta sincerità. Se d'intesa col Ministro dei Lavori Pubblici, o anche intesa con la provincia, parliamoci chiaro, ci sono motivi di emergenza su quella strada, io sono pronto a fare un'ordinanza che vi consenta di realizzarla subito. L'unica cosa che non posso fare è quella di mettere dei fondi che il bilancio dello Stato non assegna al Ministro della Protezione Civile. Però se esiste un'emergenza, fino al punto che questa strada sia stata identificata come una strada per la vita, beh, ci mancherebbe, dico, la vita più emergenza di questa, più urgenza di questa, più importanza di questo. Allora vediamoci un momento insieme. Io ne parlerò subito a Prandini, anche voi datemi gli estremi, perché se Prandini ha dei fondi, credo che dovrà prima fare la statizzazione e poi l'intervento. Benissimo, vediamo di anticipare i tempi, dopodiché io faccio l'ordinanza d'ordinanza e possiamo anche nel giro di qualche settimana appaltare i lavori. Con i Ministri dei Lavori Pubblici siamo abituati, non sarà la prima volta, non è
la prima eccezione che facciamo qui per Baldi, voglio dirlo così, non diamo la sensazione di fare un favore del tutto particolare. Voglio dire, queste sono cose che si possono realizzare e naturalmente con i colleghi Luce e Mova vedremo di dare una soluzione immediata e rapida. Voglio dirvi poi che ho sentito parlare di due problemi più specifici che probabilmente almeno uno di questi può riguardare il Dipartimento della Protezione Civile. Ho domandato a Duce se i miei collaboratori fossero qui per venire con sollecitudine, perché viaggio sempre con la documentazione accanto e non voglio mai improvvisare delle risposte, voglio sempre così con molta puntualità dire le cose come stanno. Purtroppo per arrivare prima, per non farvi attendere poi, i miei collaboratori sono stati seminati lungo la strada, ma appena arriveranno ci ritroveremo e incontreremo, vedremo queste questioni. Questo lo dico proprio perché, ecco, dobbiamo abituarci prima a non essere dei rassegnati, secondo, dobbiamo abituarci a dare delle risposte puntuali. Voglio aggiungere, e qui lo dobbiamo dire, se a volte non ci sono delle risposte puntuali è perché le competenze nel nostro paese sono distribuite e ognuno è geloso dalla sua parte. Le regioni, non so che noi siamo tutti dei grandi regionalisti, però diciamo la verità, insomma, credo che converrà un certo momento porre una riflessione. Io porto in Parlamento. Io porto in Parlamento, per esempio, per il settore degli incendi boschivi, dove io ho delle competenze soltanto quando ormai gli incendi sono talmente sviluppati che devo intervenire io. Ma il problema non è quello, il problema è fare in modo che non si arrivi a quel punto. E purtroppo su questo piano io non posso intervenire, non devo intervenire, non soltanto perché le mie ordinanze poi vengono discusse sul piano della legittimità dalla stessa Corte dei Conti, ma perché perfino in sede di dibattito politico purtroppo poi mi si accusa di essere uno che copre spazi che non sono propri. Qualche volta di coprire questi spazi per far piacere a Tizio Accari, dato che io per esempio, perfino sul piano degli incendi boschivi, ogni volta che devo intervenire, che sono chiamato a intervenire, intervengo immediatamente per non porre ancora perdita di tempo, però dico nel frattempo fatemi fax, perché se intervengo in un comune o in un altro comune, sempre che voglio intervenire in quel comune perché lì c'è Duce o perché lì c'è Mova. E questo poi davvero, siccome viviamo fra l'altro in una cultura del sospetto che è davvero preoccupante, non voglio certamente dare l'impressione che lo Stato sia fazioso. Noi non abbiamo di queste concezioni, noi vogliamo porre tutto il nostro impegno al servizio dello Stato, al servizio del bene comune. E se mi consentite, qualcuno quando si chiede ma come la Democrazia Cristiana in Italia da tanti anni è al governo, perché, come, dove? Beh, per un motivo semplicissimo, perché abbiamo dimostrato sempre di operare non al servizio di Tizio, di Caio o di Sempronio, al servizio di un elettorato vicino o non vicino a noi, ma di operare sempre, costantemente, in una direzione, nell'unica direzione che riteniamo valida e riteniamo giusta, che è la direzione del bene comune, che è la direzione del servizio alla società civile. E su questo piano non intendiamo defrettere, perché se venissimo meno a questo impegno non saremmo noi stessi. Io mi dovrei vergognare non soltanto del giuramento che ho fatto come Ministro della Repubblica, ma mi dovrei vergognare come cittadino e come cattolico. Allora, per gli altri problemi certamente li vediamo un momento, questo ancora dei fondi relativi al terremoto e quello relativo al problema di natura
di natura alluvionale, e poi ce n'è uno in particolare relativo al dissesto idrogeologico. È un discorso che credo riguardi anche e soprattutto la regione, però la realtà è quella che è. Quello che non possiamo e non dobbiamo fare è palleggiarci le responsabilità. Quello che non possiamo e non dobbiamo fare è scaricare l'uno sull'altro. Ognuno deve assumersi le responsabilità in termini di legge e andare avanti in quel modo, perché soprattutto poi su questa materia c'è sempre non soltanto della grande confusione, ma anche quel sospetto di cui vi parlavo prima. Allora io dico che questo, naturalmente mi dispiace che questo incontro qui a Bardi sia alla vigilia di un'elezione, perché così, credo che, nonostante che il Ministro della Protezione Civile abbia innanzitutto il dovere di stare in sala operativa, e nonostante che la sala operativa del Ministero della Protezione Civile sia lì, che funziona 24 ore su 24 ore, quindi siamo lì pronti sul piano interno e sul piano internazionale a compiere fino in fondo il proprio dovere, però voglio dirvi che naturalmente per quello che posso continuo a prendere non consapevolezza dei fatti, perché i fatti uno li può prendere consapevolezza di questi fatti anche dal proprio tavolino, e adesso che stiamo sviluppando la protezione civile una politica di previsione, di prevenzione, riusciamo anche e soprattutto per via satellite a controllare la situazione molto meglio che venendo sul posto. Però io credo che così qualche volta sia utile anche questi incontri, perché la gente ha bisogno di guardarsi negli occhi, ha bisogno di capire se hai capito, se sei disponibile, se sei pronto a dare delle risposte. Ecco, allora, siccome io ho detto e ripeto, l'unica cosa per la quale non sono pronto è quello di essere un rassegnato, io vi devo dire che evidentemente sono venuto qui soprattutto, ecco, anche in questa vigilia elettorale, ma non soltanto in questa vigilia elettorale, sono disponibile a tornare, soprattutto e innanzitutto, ecco, perché mi pare che dobbiamo conoscerci meglio e dare delle risposte clari tutti quanti insieme, perché io credo che nessuno di noi, anche noi, anche io sono meridionale, quindi, e si dice che i meridionali attendono dall'alto qualcosa, no, noi abbiamo imparato da lungo tempo a far da noi e poi a chiedere e a pretendere che gli altri ci seguino in base alle leggi e alle disposizioni di legge che appartengono a tutti, non appartengono soltanto ad una parte. Allora, questo incontro di oggi, a parte la gioia così di ritrovarci tra amici, a parte la gioia di un rinnovato impegno anche in vigilia elettorale, deve servire innanzitutto e soprattutto a voi e a me, più che altro per un contatto, per un incontro di natura umana e personale che ci metta in condizione di accrescere la fiducia reciproca, che io sento molto viva in voi, però qualche volta non lo so se voi la sentiate ugualmente viva in me, perché evidentemente qualche volta possiamo anche sentirci distanti, anche se avete rappresentanti tutti in Parlamento e alla regione, alla provincia, eccetera, che possono naturalmente così rappresentare le vostre istanze, le vostre esigenze. Ma io credo che sia utile che non soltanto l'incontro avvenga come avviene con i vostri rappresentanti, con amici di lunga data, come il senatore Mora, l'onorevole Duce, ma che avvenga, ecco, con chiunque abbia piacere di capire e di essere capito, perché la democrazia è questa. In questo momento l'amministrazione comunale, in riconoscenza di questa sua visita a Bardi, la vuole ringraziare, una piccola, diciamo così. Prima soltanto di meritarlo, perché finora ci siamo dati soltanto una stretta di mano.